Ciao a tutti ragazzi, sono Alessandro e è successo. Sì, mi hanno mandato per la prima volta un prodotto da testare. Sì, vogliono che ne parli bene. Invece, sigla. Mi hanno mandato un gobbo, o per meglio dire un teleprompter. La ditta produttrice è la Leventi e non ho idea di come si pronunci e presumo sia tedesca. Questo è il magico aggeggino che si usa nei telegiornali, ma non solo, anche in tutte quelle occasioni in cui c'è una video intervista tipo questa. Non l'ho ancora aperto, non è vero, l'ho aperto, ci ho sbirciato dentro per vedere che non fosse rotto e poi ho richiuso per farlo sembrare un unboxing pieno di sorpresa. Sì. Sai che non mi basta la memoria qua. Sembra anche che sappia quello che sto facendo, in realtà no. Ok, il funzionamento è semplice. Alla base del piattello grande, ossia qua, ci va uno smartphone o un tablet. Ok, visto che riflette. Si vede? Sì. Bisogna utilizzare poi un'app di teleprompter, non per forza la loro, che ho appena curato sia un po' una schifezza, o devo imparare a utilizzarla meglio io. Deve avere la funzione a specchio, in maniera tale che il testo si rifletta al contrario e voi leggiate. Da quest'altra parte ci va la videocamera, telefono, quello che utilizzerete voi per registrare, e praticamente non si vedrà nulla, perché comunque l'immagine riflessa non si vede, ok? Incluso con questa situazione qua c'è il telecomandino, devo ancora capire come funziona. Così d'ora in avanti, quando nei prossimi video metterò la mano sotto il tavolo e inizierò a parlare a vanvera, saprete che ho messo in pausa il testo calcando questo pulsantino qui e niente. La struttura è decisamente leggera, telaio ispira molta fragilità, soprattutto i laterali. Nel complesso però fa quello che deve fare, è un teleprompter di fascia molto economy, quindi comunque ci sta per piccole produzioni, ecco qua, cioè veramente fine. Detto questo però mi serviva, l'ho avuto gratis, e meglio di così. Ragazzi, se il video vi è risultato interessante o totalmente inutile, scrivetelo nei commenti, ne prenderò nota e me ne farò una ragione. Per il resto ci vediamo alla prossima con un video un po' più serio, forse, probabilmente non ne sono del tutto sicuro. Ciao ragazzi!